Salve a tutti, come va? Gli scatti di questo episodio sono stati belli sostanziosi, infatti mi hanno portato a fare una scelta un po' diversa dagli altri video, cioè ho scelto 6 scatti e non 7. Questo non perché avevo pochi scatti tra cui scegliere, ma perché mi sono proprio concentrato sullo scegliere quegli scatti che sì, erano fatti bene, ma potevano anche dare spunto di riflessione per parlare di qualcosa. Detto ciò, non me ne abbiate, non mi mandate le mail minatorie poi con scritto ma perché non hai commentato la mia foto? Io ci ho messo tutta la mia... Ragazzi, voi continuate a inviare e io prima o poi sceglierò le vostre foto. Non è che vado a preferenze, ma soprattutto cerco di scegliere anche, se possibile, foto di gente che non ha partecipato negli altri episodi. Poi mi sto rendendo conto che magari in più episodi ritorna la stessa persona, perché se uno è bravo è bravo e magari mi sta dando anche degli spunti per parlarvi di qualcosa. Però probabilmente dopo questo video, visto che è il quinto, ci sarà l'episodio quello che vi dicevo l'altra volta. Sceglierò tra tutte e 5 gli episodi le foto che non ho scelto. Tra quelle foto che non ho scelto sceglierò quelle un po' venute peggio e dove ci sono degli errori di cui possiamo parlare e commenterò quelli. Naturalmente non dirò in quel caso di chi sono le foto, cioè chi me le ha mandate, proprio per una questione di tranquillità anche vostra. Cominciamo con la foto di Giuseppe Contarino, spero di aver letto bene il tuo cognome, che mi manda questo bellissimo scatto, ma veramente bello, e mi scrive: ciao Daniele, mi chiamo Giuseppe Contarino e già nel precedente episodio avevo inviato la foto del genere still life dell'orchidea, sempre dello stesso tipo. Oggi te ne allego un'altra, ovviamente la composizione cambia ma la tecnica è uguale. Dati di scatto: f11, 30 secondi di tempo, ISO 100. Sei un grande, spero che commenterai questa foto. Allora Giuseppe, sei te un grande, perché hai fatto uno scatto veramente, anzi hai fatto un light painting davvero incredibile. Allora, questo è un light painting. Molti di voi penso sappiano che cos'è un light painting. Si usa tante volte, soprattutto per fare le nature morte. E in cosa consiste? Se voi analizzate i dati di scatto che ha usato Giuseppe, lui ha usato una F mediamente profonda, quindi F11, un ISO proprio 100, proprio il minimo, e 30 secondi però di tempo di scatto. Cioè, che vuol dire? Che lui ha lasciato aperto l'otturatore per 30 secondi. E allora, com'è possibile che in 30 secondi di esposizione sia venuta questa luce morbida, così, con tutto questo sfondo nero, con tutti i dettagli ben in vista, eccetera, eccetera? Perché? Perché Giuseppe ha utilizzato una luce esterna, non un flash, ma una torcia. Di solito si fa con le torce. Praticamente, come funziona? Per fare questa tipologia di scatti, poi magari farò un video se vi interessa, scrivetemelo nei commenti, ci vuole innanzitutto un posto che potete rendere buio, e con buio intendo proprio buio, quindi tirar giù magari tutte le serrande, cercare comunque di non far penetrare luce in alcun modo. Quindi vi create la vostra composizione, vi piazzate la vostra macchina, vi fate l'inquadratura, vi fate la messa a fuoco, che deve essere rigorosamente manuale, perché naturalmente se scatterete poi al buio non potrete mettere a fuoco in automatico, perché non vede niente la macchina. Spengete la luce, a quel punto scattate, magari aiutandovi con un telecomando di scatto remoto, e con la vostra amica torcetta iniziate a fare di questo sulla frutta, o comunque andate a spennellare, fatti light painting appunto, andate a spennellare sui dettagli della frutta che volete, o comunque della natura morta, o che cavolo state fotografando, che volete tirar fuori e che volete in qualche modo far emergere dal buio. E questa tecnica è veramente veramente figa, però vi ripeto, ci vuole tempo e soprattutto ci vuole il posto per stare al buio. Comunque, complimenti Giuseppe, perché è una foto veramente bilanciatissima, è equilibrata, è una di quelle foto che, mi ricordo se l'avevo già detto in un altro video, quando la guardi fai ah. Passiamo oltre e andiamo a una foto bella bella bella. Sapete perché è bella? Perché c'è un ragno. Questa foto me la manda Giuseppe Valente, tutti Giuseppe oggi, si chiama tutti Giuseppe, e mi scrive: ciao Daniele, ti mando la foto per il video di domenica 12 marzo. Ho provato a regolare meglio il bilanciamento del bianco, la foto è stata scattata con un Tamron 18-200
con lenti close up e a mano libera. Meglio di così non sono riuscito a fare. Ah, ti credo. Allora, intanto, te t'avevo un cuore veramente incredibile, perché scattare una macro con un teleobiettivo, o comunque con un obiettivo che ti fa sia da non dico grand'angolo, perché però comunque tu parti da un raggio d'azione di 18 e arrivi a 200 e tu c'hai un bel cannone in mano. Oltre quello, c'hai un bel... hai mai pensato di fare il cecchino? Anche te? Questo ragno che lui ha fotografato è molto particolare. Ho scelto questa foto perché intanto fotografare questa tipologia di ragni non è semplice per vari motivi. Allora, questo è un tomiside. È un ragno che si chiamano anche spider crab, cioè il ragni granchio. Perché? Perché loro hanno questa... praticamente tengono le prime due paia di zampe in questa posizione qua e ricordano molto un granchio. Poi delle volte camminano anche lateralmente sul fiore, quindi ricordano anche nel movimento. Sono dei ragni cacciatori attivi, ciò vuol dire che non fanno la ragnatela, perché i ragni possono o fare la ragnatela o non farla. Quelli che non fanno la ragnatela, naturalmente, per magnà devono andare a giro, perché non è che gli arriva roba. Quelli che invece fanno la ragnatela solitamente se ne stanno lì da qualche parte in prossimità della loro ragnatela, poi quando arriva la preda che si invischia nella ragnatela, loro arrivano, la imbozzolano e dipende, o se la mangia subito oppure aspettano che si decomponga e poi ne mangiano i liquidi, insomma, vabbè. Comunque sia, questi ragni sono molto belli e particolari, perché io avevo fotografato tempo fa una misumena vazia, mi sembra che era una misumena vazia. Ora non so che specie sia questo ragno, quindi se c'è qualcuno che se ne intende e me lo vuole scrivere, ora non mi sono messo a guardare. Comunque sia, questi ragni sono molto fighi perché prendono la colorazione del fiore su cui fanno l'ultima muta, molte volte, diciamo. E questo perché lo fanno? Perché gli serve per mimetizzarsi quando cacciano. E sono veramente pazzeschi. Li ho visti cacciare api, li ho visti cacciare bombi. Cioè, non hanno paura di niente, cioè non gliene frega nulla, loro pigliano e attaccano, ma poi sono veramente spietati. Naturalmente a voi non vi fanno niente, anzi, se vi avvicinate per fargli la foto probabilmente scappano, ma se vi avvicinate per fargli la foto e riuscite a fare lo scatto, porterete a casa veramente un bel ricordo, perché questi ragni sono veramente veramente particolari, soprattutto non solo nei colori ma anche nelle forme. Infatti l'addome, vedete che questo ragno per esempio sull'addome ha questi due cornini sul fondo. Ci sono altri ragni che magari hanno un addome tondo, oppure hanno un addome rettangolare, oppure hanno un addome, non lo so, hanno delle forme stranissime e cambiano anche di colore e colore. Quindi veramente bravo Giuseppe, cambiamo nuovamente tipologia di scatti e passiamo a un bel paesaggio, un bel landscape che mi manda Massimo Brusamolino. Ma voi vi impegnate a avere dei cognomi assurdi? Cioè, già io sono dislessico di mio, già li sbaglio. Io vi voglio bene naturalmente. Però ti invio una foto scattata l'anno scorso in Alto Adige a Seceda con una Nikon D3004 F13 ISO 100 e 15 secondi di scatto, perché volevo ottenere quell'effetto velato delle nuvole. Hai fatto un bello scatto, ma con delle montagne in questa maniera era difficile fare un brutto scatto. Però ti assicuro che ho visto delle foto e le ho fatte anch'io ai tempi. Hai spiegato benissimo il motivo per cui hai usato queste impostazioni, quindi F13, ISO 100 e 15 secondi di scatto. La foto è bilanciata a livello di colori, luci e ombre perfettamente. L'unica cosa su cui ti invito e vi invito tutti a riflettere, perché è una cosa che mi ha un attimo triggerato anche a me, è l'inquadratura. Questo ditemelo appunto. Più vi soffermate a guardarla, più sentite, percepite che c'è qualcosa nell'inquadratura che non va o potrebbe andare diversamente. Non lo so, è forse una mia impressione e basta. Comunque sia, io forse avrei spostato un po' e avrei creato delle linee diverse con questa montagna. Montagna che è famosissima, questa è tra le più fotografate, è molto bella. Mi sembra che ci sono stato anche una volta, ma non ho fatto la foto. Comunque sia, bravo Massimo, la post va benissimo, hai tirato fuori
la nitidezza nei punti giusti, hai lasciato la foschia dove ci doveva stare, i colori, hai usato questo desaturato che ci sta molto bene, la montagna, come vi dico sempre, è bella in tutte le sarse, è bella in bianco e nero, è bella a colori, è bella desaturata, l'importante è non esagerare e soprattutto non andare a voler fare per forza un effetto dove magari ce ne sta un altro. Altra foto di montagna, montagna innevata, ma non paesaggio innevato, ma animali nella neve. Me la manda Fabio, sui serio, cioè si chiama Fabio, veramente, Fabio. È bello che non si è neanche firmato sotto, quindi io non ho idea di chi, di come, eh? Ciao Daniele, innanzitutto ti faccio i complimenti per il canale, non male. Ti invio questa foto già postata sulla mia pagina Instagram, realizzata nella mia vallata, la Val di Susa. Cioè, tu possiedi la Val di Susa? In questo scatto ho immortalato 5 camosci che stavano camminando sulla neve. Ho deciso di mettere il bianco e il nero e per risaltare il manto della neve e il pelo invernale dei camosci. Allora, Fabio, hai fatto un bello scatto, ma secondo me lo potevi fare un pochino meglio. Però io ho voluto premiare l'idea e soprattutto il fatto che tu abbia immortalato questa scena, ma soprattutto che tu abbia utilizzato il bianco e il nero. Perché allora, questo era uno scatto da fare in questo modo, sicuramente, da mettere in bianco e nero, sicuramente, per creare il contrasto, perché questa è una foto che rende sia da lontano che da vicino, comunque sia, è un contrasto. L'unica cosa, l'unico particolare è, allora, attento alla messa a fuoco, perché nella parte centrale è a fuoco, ma la parte esterna ti ha perso un po' il fuoco. Quindi probabilmente o stavi scattando con un tempo di scatto un po' troppo lento per come si stavano muovendo i camosci, o ti sei mosso te mentre stavi scattando la foto, non lo so dove eri. Poi, seconda cosa, il bianco e nero. Il bianco e nero ci sta, però il bianco e nero va saputo fare, perché fare un bianco e nero e prendere la saturazione e portarla tutta giù, oppure prendere, che ne so, la vividezza e la saturazione e tirarle tutte giù, oppure andare su un applicatore di filtri e mettere bianco e nero, bam, tac, fatto, ciao, non è fare un bianco e nero, perché i bianchi e neri vanno studiati, le luci vanno regolate, le ombre vanno regolate, ma soprattutto quando voi fate un bianco e nero non dovete fare soltanto il bianco e il nero, c'è tutta una serie di colori nel mezzo, cioè di colori, di fasi, di grigio, scusate, non mi vengano le parole, che devono essere incluse nello scatto, a meno che non stiate facendo delle silhouette. A quel punto, se voi fate delle silhouette, potete fare proprio il nero puro e il bianco puro, altrimenti è bello vedere tutte queste passaggi di tonalità, quindi del passaggio dal nero al bianco, tonalità, ecco, non mi veniva prima. Il bianco e nero è una delle cose più complesse da fare in fotografia. Poi lasciare fare tutti quelli che dicano che il vero fotografo scatta in bianco e nero, che quelle sono tutte cazzate, perché comunque sia il vero fotografo scatta a colori, scatta desaturato, scatta in bianco e nero, non c'è il conferimento della medaglia al valore di miglior fotografo se vu scattate in bianco e nero, perché non è così, lo capite anche voi. Naturalmente il vero fotografo, almeno io sono cresciuto con quest'idea, mi è stata inculcata quest'idea, è colui che sa decidere nel momento giusto come scattare la foto, come post-produrla, come vedere quel posto e come farlo vedere quel posto. Naturalmente è un rapporto bivalente, cioè tra chi comunica e chi riceve la comunicazione, quindi da chi guarda lo scatto. Quindi bravo Fabio, perché questo scatto una logica ce l'ha. Mi raccomando, tieni d'occhio quelle due o tre cosine che ti ho detto. Ma non perché te l'ho dette io, ma perché comunque penso che in linea generale sia un po' il pensiero di tutti. Ultimi due scatti, andiamo su due tipologie diverse. Uno è natura e l'altro è architettura. Pietro Salvatori mi manda questa foto e mi scrive: ciao Daniele, ti seguo da molto, complimenti per i video che fai, mi piacciono molto e mi piace molto seguirli. Sono un ragazzo di 17 anni e ho la passione per la fotografia da un bel po'. Ti sto mandando una foto per il video, fatta con il classico 18-55. Ho provato a giocare con il punto di vista e a stravolgerlo. Ho fatto un elemento di disturbo che spesso ritrovavo nelle mie foto, il soggetto della mia foto, il traliccio. Spero ti piaccia, complimenti ancora per il lavoro. Allora, Pietro, hai fatto una foto interessante e tra l'altro con un messaggio interessante. Cioè, l'avete capito che ha fatto? Cioè, lui ha voluto intanto stravolgere il punto di vista di un traliccio della luce,
praticamente si è ficcato dentro il traliccio, sotto il traliccio, e ha fotografato il traliccio dal basso verso l'alto. Perché? Perché dice tante volte, e questo è vero, tante volte anch'io mi sono ritrovato a fare paesaggi o comunque a fare foto così, e mi ritrovo sto cacchio di traliccio magari sullo sfondo piccinino che dalla macchina magari non si vede, poi dopo lo guardate al computer e dite madonna. Tra l'altro ha creato una geometria perfetta. Io penso tu abbia perso la vita, le diottrie e tutto ciò che c'è da perdere per fare una simmetria del genere, anche a rivederla al computer, perché comunque è precisa, è perfetta. Vedete che la via di fuga che si crea è l'unico punto, è centrale, quindi tutte le linee portano lì, ma comunque restano tutte dritte, tutte geometriche, e vi assicuro che è follia fare una cosa del genere. È una foto non originalissima, nel senso che se ne trovano di scatti in questa maniera, però come tanti altri scatti, che ormai fare una foto originale è quasi impossibile, nel senso che si è visto di tutto, però come in ogni scatto bisogna saperlo vedere, e riuscire a vedere una prospettiva del genere e farla, secondo me è un bel gol personale. Bravo Pietro, che insomma l'hai fatta con il 18-55 e poi hai 17 anni, quindi hai un futuro bello prospero davanti a te. Io a 17 anni scattavo le foto alle piantine di fagiolino che spuntavano da terra. Ultimo scatto, veramente incredibile, bellissimo, super mega, bello. Me ne manda Lorenzo Lorenzo De Zulian. Ciao Daniele, ti mando questa foto per il video. Non so se sono in tempo, ma ci provo. Ho fotografato due rane in fase di accoppiamento circa 2 anni fa, in questa stagione. Potevo stare molto vicino senza che loro si spaventassero. Penso proprio perché erano concentrate sull'azione dell'amore. Saluti. Allora, questa foto l'ho scelta perché è molto complesso fare le foto alle rane, al rane, rospi, non è facilissimo, soprattutto in determinati periodi, e fare le foto alle rane che si accoppiano non è semplice, anche per un motivo, che molte volte si accoppiano in posti, in punti che non riuscite a raggiungere, quindi magari vi dovete infilare nell'acqua oppure dovete arrampicarvi su delle rocce che sono proprio in bilico sull'acqua. Molte volte si tende a non fare certi tipi di scatti anche per non rischiare in primis di spaccarsi i mezzi per cascare, oppure in secundis anche di distruggere tutta l'attrezzatura, perché una volta per fare delle foto a una rana italica qui ho rischiato di ficcare la 6D con tutto il suo armamentario dentro l'acqua, e non è stato molto divertente, soprattutto quando l'ho ripresa al volo per la cinghia e la lente ha fatto così nell'acqua, ciaff ciaff. Allora, queste due rane stanno beatamente facendo all'amore, e quando fanno all'amore, come ci dice Lorenzo, cosa fanno? Stanno ferme, buone. Sì, e infatti è l'unico modo, è uno dei pochi modi per riuscire ad avvicinarle senza che vi facciano il via, cioè che piglino e scappino. È figa questa foto, è figa, perché sei riuscito a prendere quello strato d'acqua che crea questa patina sopra i corpi e i dorsi e gli occhi e tutto, e tutta la rana. Già la pelle della rana di per sé è fatta in un modo tale che comunque ha un certo rapporto con l'acqua, chi studia gli anfibi lo sa, ed è questo il motivo, è uno dei motivi per cui non si devono mai toccare degli anfibi con le mani. Detto questo, la foto che hai fatto è figa, perché comunque sembra veramente che l'acqua crei un sovrastrato dove include anche loro, cioè nel senso sembra che loro non siano fuori dall'acqua in realtà, ma ci sia questa sorta di bolla, cioè è veramente ganza. Forse li avrei centrati di più nell'inquadratura, quindi avrei spostato l'inquadratura un pochino e li avrei inclusi di più, però probabilmente eri sul bordo, non lo so dove tu eri, e comunque hai anche reso bene, non so se l'hai post-prodotta un po', però comunque gli occhi, queste parti qui mi sembrano un po' post-prodotte, anche soltanto a livello di nitidezza. È stata una bella fortuna beccarli in questa posizione e soprattutto beccare questo effetto, quindi bravo, bravo Lorenzo. Come sempre vi invito, se volete partecipare, a inviare gli scatti per mail, trovate la mail qui sotto in descrizione,
canale, potete inviarmi uno scatto, una breve descrizione. Non inviatemi più di uno scatto, perché non prendo in considerazione le mail che mi arrivano con più di uno scatto. Quindi fate i bravi, mi raccomando. Noi ci vediamo prossimamente, statemi bene, sperando prima o poi di poter riuscire ad andare a fare qualche escursione, però noi non ci lamentiamo anche qui da casa. Ciao ciao!